che ordina virare, buttare fuoco? Quella botola deve morire, perché quello che ha fatto, quello che ha fatto sono cose tremende. Lui sembrava una brava persona e io l'ho conosciuto quando era giovane, ma non ho avuto mai contatto con lui. Però lo conoscevo di vista, lo vedevo spontaneo passeggiare, una persona di stile. Non lasciatemi perché... Ma lei è una vicina di casa. A me viene da piangere, tremo. Ma lei è una vicina di casa, vive qui? Quale vicina di casa? Lei vive qui o no? No, io abito in via Mazzini. Sono nata in via, via Scuderi. All'angolo ci abita il fratello, sposata con una mia migliore amica. Come si chiama la moglie di Salvatore? Ditemi come si chiama, che voi lo sapete. Signora, glielo dico io. Ci faccia capire, lei era qui perché ci è venuta... No, io sono in vacanza, perché sono in pensione e vengo qui perché abito nella casa di mia mamma. Qui vicino proprio? Qui. No. Via Mazzini. Oh, via Mazzini. Mi trovo qua perché ho accompagnato mio marito che è andato a Catania dai suoi alla fermata del Pullman, 8:15 è partito. Senta signora, chi è la moglie di Salvatore? Ce lo dice? No, tremo, guardi, mi tremano le gambe. Antonella Moceri, una bravissima ragazza di gente per bene, purtroppo si è trovata. Secondo me poi non hanno più potuto mandarlo via a suo fratello. Perché lui ci andava a scuola, la ragazza ha fatto l'istituto magistrale, lui nella pausa pranzo che già lavorava in banca la veniva a trovare lì. E noi ragazze, studentesse, guardavamo, okay, mi tremano le gambe, guardi, io veramente. Ma lei vedeva Matteo Messina Denaro durante il periodo della latitanza? Assolutamente, a parte che io non ci abito qui, ci venivo qua perché c'erano... Diceva, lo conosceva da giovane. Da giovane, quando era suo fratello fidanzato, erano fidanzati e io ho visto di recente sul giornale di Sicilia una foto da giovane e c'è pure l'attuale moglie di suo fratello che allora non era ancora moglie. Erano fidanzati, giovanissima. Non so, magari l'avrete vista questa foto qua, come l'ho vista io su internet. Il giornale di Sicilia, ma lo guardo tutte le mattine. Dice che cosa si ricorda da giovane, come lo ricorda? Una persona per bene. Io non ho mai parlato con lui, però lui camminava con suo fratello, passeggiava a Tre Fontane e noi ragazze, vabbè, sapevamo che era fidanzato con Antonella Moceri, che io conosco, e io sono nata in via Scuderi, all'angolo dove abita attualmente Salvatore, è la casa dei genitori però di Antonella. Signora, parlando di Matteo Messina Denaro, come se lo ricorda lei da giovane? Normalissimo, come vedete le foto da giovane, gli occhiali Ray-Ban, la foto principale, diciamo, adesso paragonandolo adesso come l'hanno preso, ma è irriconoscibile. E non l'ha più visto in giro da... No, assolutamente. Perché anche perché io me ne sono andata che avevo 22 anni a Varese, a insegnare a Varese dal 79, che io sono dal 79 a Varese.